Buongiorno a tutti, per chi non mi conoscesse, ciao, io sono Elisa, sono fisioterapista e osteopata e nel video di oggi andremo a parlare di cosa accade durante una visita fisioterapica o osteopatica, che cosa è necessario presentare, cosa è necessario firmare, tutto quello che c'è da sapere fondamentalmente. Piccola premessa, ovviamente ogni terapista, ogni osteopata, ogni persona ha un modo di fare in modo diverso. Vi racconto cosa può succedere se venite in studio da me, o comunque in linea di massima come succede nella maggior parte delle volte. E vi ricordo che se vi interessano questo genere di video di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella. E se siete interessati a questo genere di video, io pubblico video ogni giovedì. Se questo video può interessare a qualcuno, mandateglielo, e se no mettete un bel mi piace. Perfetto. E quando un paziente ovviamente necessita di un trattamento, nel mio caso, che lavoro in via privata, è necessario prendere appuntamento via telefono, trovando i miei contatti online, oppure sul vetro dello studio, oppure sui miei biglietti da visita. E al telefono, ovviamente, prendere un appuntamento è giusto e è più che lecito fare tutte le domande del caso, quindi il prezzo della seduta, quanto dura la seduta, e cosa è necessario portare, eccetera, eccetera. Generalmente io chiedo ai miei pazienti di portare la documentazione medica, tutta, a meno che non sia uno scatolone, più possibile, perché mi interessa sapere quali interventi ha fatto, incidenti ha fatto, le analisi del sangue le guardo volentieri, e una serie magari di radiografie o comunque esami di imaging più approfondito. Anche eventuali visite mediche che possono aver fatto e possono essere di mia competenza. Quindi non solo ortopedico, ma anche di tutti i tipi, nel senso che anche dal punto di vista soprattutto osteopatico non possiamo scindere la parte muscoloscheletrica da tutto il resto. Quindi io chiedo sempre di portare tutta la documentazione medica possibile, recuperabile. Quando il paziente arriva, e vabbè, oltre le solite norme COVID a cui ovviamente dobbiamo sottostare, quindi l'igiene delle mani, le solite cose, temperatura. Una volta che il paziente entra in studio, io faccio firmare subito il consenso informato sia al trattamento dei dati sensibili, perché ovviamente io poi mi segnerò delle informazioni sue personali, e per cui io, per poterle assegnare, devo avere il suo consenso, e il consenso al trattamento, per cui per il fatto che comunque stiamo facendo un trattamento è necessario che il paziente sia completamente onesto con me. Però c'è anche da parte del paziente il diritto di avere tutte le informazioni a riguardo al trattamento, del fatto che se ci sono delle controindicazioni per qualunque tipo di manovra verranno discusse in terapia, eccetera, eccetera, il solito consenso al trattamento. Nel mio caso io poi faccio firmare il modulo COVID, quindi l'autodichiarazione del fatto che non sono presenti sintomi, eccetera, febbre, bla bla bla. E infine io faccio compilare una pagina in cui il paziente mi mette dove ha dolore, se si tratta di dolore, e l'intensità del dolore da 0 a 10, di modo che di volta in volta, se viene difficile capire se c'è un miglioramento o meno, rifaccio fare il modulo in modo da avere un'idea più chiara. Ma questo non è qualcosa di obbligatorio burocratico, lo faccio solo io perché mi ci trovo bene, e anche come avere come scala di misura. Successivamente, una volta che ho il consenso, si inizia con l'anamnesi, quindi io vado a chiedere al paziente perché è lì, innanzitutto, che sicuramente la prima cosa che mi riferisce è quella che per il paziente è più importante, magari non è la più grave, passatemi il termine, ma è per lui più importante, e oltre a questo faccio un'anamnesi attuale e del passato, quindi per quanto riguarda la sintomatologia, che caratteristiche ha, quindi il sintomo, quando si presenta, dove si presenta, facendo che cosa, l'intensità, in che localizzazione anatomica, eccetera, eccetera. E che cosa, quindi sullo stile di vita, il tipo di lavoro,
tipo di attività fisica e tante altre domande. E l'anamnesi del passato, quindi se ci sono stati interventi chirurgici, traumi, incidenti stradali, tutte cose che possono da una parte aiutarmi a capire quale può essere il problema e dall'altra possono portare delle controindicazioni molto importanti ad alcuni tipi di manovre, manipolazioni o trattamenti. Ovviamente poi vado a comunque chiedere per quanto riguarda i diversi distretti, se quindi ci sono problematiche a livello muscoloscheletrico, viscerale, craniale, eccetera, eccetera. Poi faccio delle domande più approfondite e se ci sono delle immagini, quindi delle radiografie, delle risonanze, andiamo poi a vederle insieme. Mi piace personalmente spiegare al paziente che cosa sta vedendo e che se c'è un problema dov'è e farglielo vedere effettivamente. Ma molto spesso c'è già il medico che ha prescritto l'esame, lo ha già spiegato in teoria. E successivamente, dopo che si è fatta l'anamnesi, con comunque anche altre cose di cui non sto parlando, ma poi dipende da caso a caso, vado a fare l'esame obiettivo, quindi vado a chiedere al paziente se è possibile di mettersi in biancheria intima, altrimenti comunque bisogna sapere sfattare il comfort del paziente. Possibilmente, se andate a fare una seduta, mettetevi della biancheria decente. E niente, e vado a vedere innanzitutto in statica com'è l'assetto posturale, in alcuni movimenti, andare a vedere se ci sono dei movimenti dolorosi nel caso il sintomo sia dolore, se ci sono restrizioni, se ci sono cicatrici, se ci sono problematiche, e quindi andare a vedere un pochino la parte osservativa statica e dinamica. E poi c'è una serie, una batteria di test provocativi e non che si possono fare per invece andare a cercare di capire dove può essere il problema, che noi facciamo per andare a farci un'idea di dove è necessario concentrarsi inizialmente. Dal punto di vista osteopatico la valutazione è sempre abbastanza globale, per cui se una persona viene con un dolore al piede io non posso non controllare il bacino, non posso controllare la colonna, il cervicale, il cranio, i piedi, eccetera eccetera. Durante tutta la seduta è importante che il paziente sia a proprio agio, che non senta dolore. Ci sono dei trattamenti che sono un po' dolorosi, però io tendo sempre a dirlo prima e a spiegare al paziente. In generale le manipolazioni non devono essere dolorose, a volte manipolazioni fasciali, trattamenti del muscolo possono essere fastidiose, però bisogna, nella mia personale opinione, bisogna sempre rispettare comunque il dolore del paziente. E il paziente deve ovviamente sentirsi a proprio agio con me o con il proprio terapista, e infatti non siamo tutti adatti a tutti i tipi di pazienti. Io, se un paziente non si trova bene con me, gli consiglio di andare da un'altra persona, e succede, però è importante nel processo terapeutico che ci sia un buon feeling tra terapista e paziente, e quindi che ci sia una buona comunicazione, se c'è qualcosa che non va, eccetera eccetera. E il trattamento poi dura quello che deve durare. Io di solito non mi fisso un tempo, cioè sì, fisso un tempo in agenda, ma che di solito è un po' più lungo di quello che in teoria ci sarebbe bisogno, anche perché a volte l'analisi richiede più tempo e per finire poi la burocrazia di finale. A volte vengono dati degli esercizi, a volte no, dipende dalle situazioni. E una cosa che dico sempre ai miei pazienti è molto importante, che se dopo la seduta si presentano dei sintomi strani, e in realtà capita molto più frequentemente perché comunque stiamo andando ad alterare degli equilibri o a comunque muovere delle cose che tendenzialmente non si muovono bene, può esserci che ci sia dell'aumento di dolore, dei sintomi strani o di qualunque tipo, di contattarmi nel dubbio. E non di solito, appunto, sono cose che si risolvono entro 24-48 ore, 3 giorni al massimo. Ok, questo più o meno è come si svolge una seduta. Fisioterapica e osteopatica sono un po' diverse. Osteopatica non vanno messe troppo frequentemente per dare il tempo al corpo di assorbire un po' il cambiamento, mentre le sedute fisioterapiche vanno in realtà fatte un pochino più frequentemente, dipende da situazione a situazione. Però ovviamente sono due cose completamente diverse, e io tendo a vedere il paziente non più spesso di una volta a settimana, forse nelle prime sedute, però è una mia scelta personale per come lavoro. C'è chi fa magari sedute un pochino più brevi, più frequenti, e dipende appunto da qual è l'obiettivo terapeutico.
Allora, spero che con questo video di essere stata un pochino più chiara su come si svolge in effetti una seduta fisioterapica o una seduta osteopatica, e magari qualcuno che è un po' in dubbio se farla o meno si sente un pochino più a suo agio. È sempre importante che il paziente sia a proprio agio, e quindi se avete dei dubbi o delle domande da farmi, scrivetele nei commenti e non esitate a far partire una discussione. Anche se siete colleghi e magari la pensate diversamente da me, mettetelo nei commenti, non c'è problema. E vi ringrazio per aver passato del tempo con me e ci vediamo giovedì prossimo.